Siglato in prefettura Lodi il protocollo di legalità per i lavori di realizzazione della tangenziale di Casal Pusterlengo. L'hanno firmato Michele Sini in rappresentanza di ANAS, Giuseppe Montella, prefetto di Lodi, ed i rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro, delle forze dell'ordine e dei sindacati. A che cosa serve questo protocollo? Il prefetto Montella. Questo è un giorno importante perché andremo a stipulare il protocollo di legalità che riguarda la variante di Casal Pusterlengo. Penso che sia un documento molto importante perché consente di espletare maggiori controlli su un'opera di un certo rilievo economico, perché voi sapete che quando vengono realizzate delle opere che comportano costi notevoli, è chiaro che l'interesse da parte delle organizzazioni criminali a inserirsi nel tessuto economico diventa maggiore, per cui noi dobbiamo necessariamente adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che questo rischio si riduca e che appunto si impediscano che elementi malavitosi possano interferire con la realizzazione dell'opera. Soddisfatto il sindaco di Casal Pusterlengo, Elia Del Miglio. Mi sento di dire che dal punto di vista infrastrutturale sarà sicuramente importante e impattante per come in questi anni si è sviluppato il territorio del Lodigiano, è l'ultimo tassello che in qualche modo completerà il cambiamento che ha avuto questo territorio. Dal punto di vista economico lo è altrettanto, quindi questa stipula del protocollo di cui già io e lei, signor Prefetto, abbiamo avuto modo di parlarne in uno dei nostri primi incontri, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, quindi della rappresentanza dei cittadini, chiaramente ci rende soddisfatti e ci rende più tranquilli. Quindi